Una vera novità per tante cose, sia a livello tecnologico, a livello ingegneristico, a livello architettonico. Abbiamo realizzato una telecabina a 10 posti, estremamente confortante e panoramica, che va a sostituire quella che prima era la seggiovia quadriposto che portava da Prodont al DOS del Sabion. E questo tipo di investimento che ci ha visto veramente impegnati per tutta l'estate è un po' il sogno che corona un po' quella che è l'attività che il nostro CDA, il nostro board ha avuto da sempre, quindi questa sensibilità intanto all'innovazione ma anche a quello che è la sensibilità ambientale. Quest'anno per la prima volta abbiamo presentato il nostro primo bilancio di sostenibilità e l'abbiamo in qualche maniera coronata con un investimento che va proprio in questa direzione. Quindi strutture ipogee, strutture interrate, la volontà di mascherare o mitigare quello che è l'impatto dell'opera in termini di infrastruttura e far parlare e, come dire, valorizzare quello che è il nostro asset naturale e le nostre montagne. Quindi questa ricerca, questa sinergia di trovare un raccordo anche plastico tra l'unione di materia e ambiente ci ha portato a questo tipo di soluzione progettuale e di questo ne andiamo fieri.